Ora vorrei porre all'attenzione di tutti un caso che potrebbe essere ritenuto politico o anche giudiziario, se solo si volessero affrontare i problemi fino in fondo seriamente. Il caso: De Luca sta per varare una nuova giunta. Il problema: ogni organismo deve rispettare la presenza proporzionale di donne. Nelle ipotesi che si stanno facendo spazio negli ultimi giorni, di donne ce ne sarebbero solo due o al massimo tre, e potrebbero non bastare. Vero è che nella giunta attuale, fra quelli deputati a rimanere alla corte di De Luca, ce ne sarebbe pure qualcuno disposto a vestire la gonna e parlare in falsetto pur di rimanere, ma il problema rimane. I rimedi quali potrebbero essere? Non venisse rispettata la proporzione, ci sarebbe il rimedio del ricorso al TAR. La giustizia amministrativa già in qualche altra occasione ha annullato decreti di nomina di assessori che non rispettavano la presenza dei due generi in maniera coerente con i principi di cui ormai sono farciti tutti gli statuti. Quindi coraggio, donne, partiti, organizzazioni varie, datevi una mossa. Già l'attuale giunta non rispetta i principi, pertanto, anziché teorizzare periodicamente l'arretramento culturale e pretendere norme su norme, perché non passare alla fase della richiesta giudiziale del rispetto delle norme? Senza, ogni manifestazione apparirà sempre meno attendibile e suonerà come un inutile piangersi addosso. Ben inteso, il discorso si allarga alla regione, che ha una giunta composta da una sola donna e tre uomini. Ma se poi vi risulta difficile prendervela col potere costituito, coi governatori in carica o con i partiti della vostra stessa parte politica, beh, allora il discorso potrebbe radicalmente cambiare. Rimanendo al comune di Potenza, il caso De Luca è un caso che meriterebbe attenzione nazionale e chissà che un giorno non ci arrivi. Comunque nessuna novità dal comune di Potenza che possa annoverarsi fra quelle di rilievo. Una c'è pure stata, però, anche se solo confermativa di un atteggiamento sulla questione maggioranza da parte del sindaco, e anche del tutto particolare. Riportano le cronache, infatti, che il sindaco abbia interpellato il neo dimesso direttore dell'ATP, Giampiero Perri, per fargli assumere la carica di vice sindaco. Pare che questa decisione sfugga agli accordi presi con il PD, quindi dovrebbe essere imputata al solo sindaco. Ma qui sta il punto: come a livello nazionale dobbiamo sopportare premier calati dal cielo, ugual destino toccherebbe ai potentini. De Luca ha da sempre manifestato il suo disprezzo per i partiti. Pur non facendo mancare interlocuzioni, trattative, coinvolgimenti, talvolta da un lato, talvolta dall'altro, vere e proprie collaborazioni o iniziative comuni, ma che intendesse gestire la cosa pubblica come se si trattasse di cosa sua privata, questo ancora non era emerso con chiarezza. La giunta che nominò, dopo licenziamenti, mai ben giustificati, rattoppi, nuovi inserimenti, ancora non si ritiene indignata per essere stata messa in discussione in svariate occasioni. Una giunta precaria che però non ha mai incassato una vera e propria sfiducia. Ragion per cui non si comprende appieno la testarda volontà di accontentare il bulimico PD, partito combattuto senza risparmi di colpi, ma solo fino a intravedere la possibilità di ottenerne il consenso per una più magnificente gloria. Ma si diceva, questa giunta non è stata mai sfiduciata, ciò non di meno è una giunta precaria, in ogni momento lì lì per essere stravolta. Bisognerebbe chiedersi se non ha il gradimento proprio del sindaco a questo punto, visto che gode della fiducia del consiglio. Ma tornando all'incipit, quello che scuote quelle anime ancora interessate alle vicende comunali è la capacità di De Luca di comportarsi come un Monti qualsiasi, che arriva come predestinato a sanare le situazioni più difficili, a trasformare i consiglieri del partito che lui ha più malamente dipinto da persone normali in futuri piccoli eroi, fin tanto che però viene da pensare non gli diranno no, a chiamare presso la sua corte chi gli passa per la mente, ad approfittare dei partiti in seria crisi, legacy PD, a tradire i partiti che gli sono stati fedelmente accanto. Comunque, servisse a restituire alla città un minimo di benessere, potrebbe anche passare.
ma se un tanto non accade, diventa difficile assistere a questa spavalda dimostrazione di mancanza di politica, spacciata per mandato divino onnipotente e onnisciente. Per grazia di Dio pare che Perri abbia rifiutato l'incarico, lasciando De Luca con un ulteriore secco no. Eppure avrebbe potuto governare con la giunta che ha, senza porla in discussione, ma rendendole merito, non fosse altro che per la fedeltà, nonostante la sua personale sfiducia, proponendo idee, invece, programmi e una visione della città che a tuttora ancora manca. Sbaglierò, ma l'unica visione che ha De Luca è quella di se stesso imperatore della città di Potenza e di qualche altro suo sostenitore, casomai assessore regionale. Un vero e proprio golpe, tramato alle spalle della città e volontà popolare, da parte di più di qualche avventuriero partito alla conquista di potere, magari promesso sposo dell'ampia corte di governator Pittella. De Luca però è già stato sfiduciato proprio dalla sua creatura più amata, il Consiglio Comunale, che unanimemente ha deciso di dirgli che la decisione di riaprire al traffico Piazza Sedile costituisce una boiata pazzesca. Voto compatto di gran maggioranza in Consiglio, ma lui non si è scomposto. Certo, dovrà pur prenderne atto, ma con calma. E che cappero, facciamoci le feste, e poi c'è fine anno e la Befana, e a quel punto siamo ormai in scadenza dell'ordinanza e tutti vissero felici e contenti, i consiglieri che hanno dimostrato di avere carattere e il sindaco di averne di più, oltre alla faccia tosta di non aver tenuto conto della volontà consiliare. La verità è invece un'altra: i consiglieri hanno ribaltato la decisione del sindaco, ma non hanno il coraggio di farla attuare. Il sindaco, da par suo, si fa beffe di chiunque, lasciando inalterata l'ordinanza di apertura al traffico di Piazza Sedile. Post scriptum. A oggi De Luca si è fidanzato con tutti e ha tradito tutti più di una volta, fingendo di voler mettere tutti assieme, ma ben sapendo che non sarebbe stato possibile, sfruttando le differenze e le divisioni anche interne ai partiti. Un caso unico nazionale: eletto per fare la rivoluzione dalla maggioranza dei potentini, tenta ufficialmente di passare a sinistra impunemente, accolto a braccia aperte dalla parte politica che lui ha dileggiato. Un guazzabuglio sconcertante nel quale brilla una sola certezza: nessuno vuole perdere il posto che occupa. Continua a chiamarla giunta di larghe intese, quando invece sta per varare una giunta di centrosinistra. De Luca, insomma, eletto nel centrodestra per sua autonoma decisione e amor di coppola, è diventato il sindaco del PD. Tanti auguri, città di Potenza. Temo tu ne abbia proprio bisogno. Un grido di dolore, quella del consigliere comunale Sagarese, che oggi viene pubblicato dalla Nuova del Sud. Dice Alessandra Sagarese: personalmente avevo deciso di non intervenire sull'ormai stucchevole vicenda del Toto Giunta. Quindi lei non l'avrebbe fatto, evidentemente glielo ha consigliato qualcuno. Toto Giunta, che per la schizofrenia politica che la sta caratterizzando non è mai stata un tema di mio interesse. Tuttavia, da donna, prima ancora del consigliere comunale, quindi la differenza qui non è che la capisca molto, perché non mi sembra che ci sia un problema di genere. Comunque, tuttavia, da donna, prima ancora che da consigliere comunale, eletta in una lista civica, mi rammarica molto dover apprendere dalla stampa locale che la mia persona sia considerata da taluni come possibile merce di scambio o di baratto nella predetta vicenda. Ora, io mi immagino che ci sia qualche consigliere del suo partito, tipo, non lo so, Margiotta, dicono che sia margiottiana, che dice: io ti do una Sagarese, tu che cosa mi dai? Ah, no, uno Iudicello non me lo prenderei mai, ci vuole quantomeno anche qualche cosa in più. Un Coviello? Beh, su Coviello possiamo ragionare. Comunque, con buona pace, continua la Sagarese, con buona pace dei professionisti della politica e delle loro aree, e quindi mi riferisco, penso che si riferisca esclusivamente al PD, quindi con buona pace anche dell'intelligenza di chi interpreta la politica attraverso baratti organigrammatici a scapito della programmazione concreta e condivisa nell'interesse del capoluogo e dei suoi cittadini, ringrazio l'ingegnere De Luca per la stima in più occasioni manifestatami. Però invito tutti a ripiegarsi sulla soluzione dei problemi concreti della nostra città, piuttosto che ingegnarsi nell'arte dello scambio, propria di una politica che disdegno. Ora, se di scambi si sta parlando all'interno del Partito Democratico, quindi noi registriamo lo sdegno del consigliere Sagarese per il suo partito. La mia elezione al Comune di Potenza è il risultato del sostegno personale di tanti amici che in pochi giorni hanno creduto nel mio impegno. Cominciamo con le autocelebrazioni. Proprio perché scevro da ogni appello
apparentamento partitico. Ma dai, per la coerenza che caratterizza la mia persona, e se non se lo dice lei, nonché per l'onestà intellettuale, ma tutto lei si dice, che devo solo ed esclusivamente ai miei elettori. Quindi mettiamoci l'anima in pace. Chi non ha votato per la Sagarese non merita la sua onestà intellettuale. Non posso esimermi dall'affermare che l'unica poltrona che sento veramente mia e che sento di dover onorare, e io qui mi sarei aspettato, è la poltrona di casa mia. È davvero, giuro, sarebbe diventata un mio idolo. Però purtroppo non dice questo, e dice che l'unica poltrona che sento veramente mia è quella di consigliere comunale. Chi amministra dunque, e quindi a questo punto c'è la Conde Luca, abbia la maturità politica di esercitare le prerogative che gli spettano, e questo lo diciamo un po' tutti da parecchio tempo, al netto di qualsivoglia scambio o baratto, facendo invece della meritocrazia e delle capacità professionali di ciascuno le fondamenta su cui basare il rilancio di un capoluogo che abbia a cuore la speranza e gli interessi di tutti i cittadini. Quindi, in buona sintesi, sceglietemi quale assessore perché sono brava, non perché sono margiottiana. E passiamo a un argomento che io ritengo piuttosto serio. Sul quotidiano della Basilicata di domenica spicca un editoriale di Lucia Serino che, in occasione delle feste natalizie, battezza come non credibile tutta la politica lucana e fin anche l'informazione. Ben inteso, autoassolvendosi implicitamente, ma additando specificamente l'informazione di questa emittente e della Gazzetta del Mezzogiorno. Parla dell'occasione persa da De Luca di formare una giunta neutra, che brutto aggettivo però, invece di cercare stampelle. Parla della mancanza di credibilità di un sindaco, che fino a ieri l'altro girava per la città urlando contro il sistema mafioso, con il quale poi ha frettolosamente stretto un contratto di matrimonio. Parla di minor credibilità di Fratelli d'Italia, reo, a detta dell'editorialista, di troppo attendismo e di scarsa spinta programmatica, e forse questo giudizio è anche in parte condivisibile, laddove Fratelli d'Italia ha creduto troppo nelle capacità del sindaco, sbagliando, e meno nelle proprie. Parla del venir meno della credibilità del PD, che dimostra scarsa attitudine a una sana opposizione e bramosia di poltrone, come quotidianamente sostenuto da questo microfono, fra l'altro. E poi parla di perdita di credibilità della informazione. Critica lo scoop di Radio Potenza Centrale sull'ipotesi di intesa pro-dissesto Pittella De Luca e critica la notizia delle indagini sul punto pubblicata dalla Gazzetta del Mezzogiorno. Vorrebbe conoscere le fonti, il perché dei tempi, i ruoli rivestiti nella vicenda. Ma la domanda che pone la Serino, che lascia più perplessi, è questa: con chi stringe un patto di lealtà un giornalista? Con gli sbirri o con il suo pubblico? Sarebbe appena il caso di dire che la lealtà non si stringe con Tizio o con Caio, o si è leali oppure no. L'autorità giudiziaria svolge un ruolo, poi, istituzionale, secondo regole ferree, non confondibile con quello dei lettori. Chiamare poi l'autorità giudiziaria sbirro sa di ambienti malfamati o al più di ambienti pseudo-rivoluzionari del dopo 68. Non si addice a una testata giornalistica, men che meno a suo maggiore editorialista, per il semplice motivo che ha un gusto dispregiativo che diventa immediatamente diseducativo proprio di chi si ritiene non con le istituzioni ma irrimediabilmente contro, e sarebbe il caso che sul punto intervenisse un'errata corrige. Io vedo invece che i fatti raccontati non sono stati seriamente smentiti, né pare siano stati denunciati quelli che hanno diffuso la notizia, e questo qualcosa dovrà pur significare. Piuttosto, chiediamoci, più in generale e senza particolari riferimenti, se il ruolo dell'informazione sia quello di riportare i fatti e non quello di schierarsi con una parte politica in maniera più o meno subliminale, sostenendone indirettamente posizioni e prospettive, acclamando gli autoreclamati successi e evitando di ficcare il dito dove la ferita è aperta, come accade ad ogni livello purtroppo. Certe notizie possono dare fastidio, come avviene nel processo civile, un fatto, se non contestato tempestivamente, diviene pacifico, come ammesso dalle parti, e il giudice potrà fondare la sua decisione anche su di esso. Il 2015 volge al termine, mancano soltanto 3 giorni. E allora, come in ogni occasione del genere, cosa vogliamo augurarci per il 2016? Proviamo a essere altruisti, anticonformisti, una volta per tutte e seriamente, almeno negli auguri. Perché, per quanto mi riguarda, meglio evitare la delusione e provare a sperare solo che non vada peggio. Allora voglio augurare
al sindaco De Luca di trovare pace, non solo Aurelio, ben inteso, di crearsi una giunta a sua immagine e somiglianza, fatta di rigore morale, antipartitismo cromosomico e una spruzzata di fede cattolica. Gli auguro di abbattere il sistema mafioso che gli dà tormenti, magari da infiltrato, visto che per combatterlo non vede di meglio che l'alleanza con chi lo ha tollerato, se non altro, e ripeto le sue parole. Poi gli auguro la migliore carriera politica in un'Italia che elimini i partiti e che partorisca solo bravi ragazzi, buoni per i consigli che andrà a presiedere da oggi fino alla fine dei secoli. Che esaudisca questa bramosia di terminare quanto prima il suo misterioso programma per la città di Potenza, misterioso ma non per questo meno affascinante, con la compagnia che più gli aggrada. Così almeno potremo voltare pagina, finalmente. Poi auguro a Pittella che il fratello diventi presidente dell'ONU e che lui diventi capo indiscusso di un'Europa finalmente unita, che Lauria diventi la capitale del mondo, così almeno si creerà un indotto nel quale troveranno lavoro tanti lucani e tante lucane. Lunga vita e felicità. Auguro alla giustizia di conservare quel manto di polvere sui suoi fascicoli che fa tanto vintage, che corrobora la sedimentazione del giudizio per un suo più saggio e corretto, per un uso più saggio e corretto dello strumento della sentenza. Una giustizia veloce sarebbe solo apparentemente più funzionale, ma tutti sappiamo fin troppo bene che non c'è giudizio più sbagliato di quello affrettato. La verità è dura a venir fuori, bisogna darle tempo. E l'Italia lo sa e conserva la lunghezza dei processi come una vecchia e saggia abitudine, divenuta rito sacro da rispettare, semmai da rinverdire, cominciando finalmente a parlar bene della giustizia italiana che, in fin dei conti, ha una tale umanità che da consentire che almeno il 60% dei processi risulti prescritto. Auguro alle tasse di crescere sempre di più in modo da soddisfare la bava che gli esce dalle zanne. Le sogno sazie, obese, con un cognac in mano a gustarsi una esecuzione forzata nei confronti di un povero Cristo qualsiasi. E poi di prendere sonno, un sonno ristoratore dopo anni di ladrocinio. Insomma, auguro loro la meritata pensione. Ricca ci mancherebbe, ma pur sempre pensione. Auguro alla classe politica di acuire la sensibilità nei confronti di chi comanda, in maniera da servirlo in maniera sempre più prona, visto che è quello cui agogna. Le auguro di continuare a vivere opulenta senza granché da fare, senza patemini e con una corruzione finalmente libera. Magari con una prevalenza della concussione sulla corruzione, perché comincia a prendere più seriamente l'iniziativa, come il grado, perbacco, pretende. Auguro alla burocrazia di diventare sempre più ottusa e invasiva, più indolente e indifferente, senza cedere a tentazioni misericordiose, perché queste toccano ad altri. Auguro a Papa Francesco di avere sempre un avversario, un cattivo, un orco dentro e fuori della Chiesa, da additare, altrimenti potrebbe non essere ammirato più come merita. Auguro a Eni, Total e chi altri partecipa al banchetto Basilicata di riuscire nel felice intento di colorare le loro esplosioni come i fuochi d'artificio. Così sarà sempre festa e si potrà ballare per le strade da mane a sera e di notte nei profumi delle essenze petrolifere. Ammirare questo grande, immane fuoco d'artificio quotidiano. Accorreranno turisti da ogni dove e finalmente tutti saremo più ricchi. Auguro alla Basentana che riesca a conservarsi così rabberciata, perché altrimenti il panorama è chi se lo gode. E poi, da quando è continuamente interrotta, gli incidenti sono sensibilmente diminuiti e abbassando il ritmo della nostra vita ci guadagniamo in salute. Auguro all'Ombricone, alias Ponte Attrezzato, di continuare a poltrire, guardando le migliori serie su Netflix, magari senza consovigliare troppo, perché fa male. Auguro allo snodo del Gallitello di manifestare la sua magnificenza per altri 5 o 6 anni senza che i lavori terminino, perché pure danno da mangiare a qualcuno. E una volta terminato, poi cosa ci inventiamo? La complanare diretta a Maratea? Auguro infine, e questa volta seriamente, a noi lucani di riuscire a esorcizzare questo terribile malocchio che sembra averci conquistato nella stagione del terremoto e che non ci ha lasciato più. Auguro a noi lucani di acuire il nostro latente senso civico, di avere finalmente coscienza dei nostri diritti e sacro rispetto dei nostri doveri, primo fra gli altri, quello di scegliere con responsabilità i nostri rappresentanti, evitando finalmente di pagare le 1000 cambiali che pare abbiamo firmato anni fa per ottenere una qualsivoglia mancia.
cari telespettatori, anzi telespettatori, che bella gaffa di fine anno, radioascoltatori, io vi auguro un buon fine anno e un meraviglioso 2016, o almeno migliore di quello che è appena trascorso.